Sviluppato da Kunos Simulazioni, Assetto Corsa è un po' considerato il vero Real Driving Simulator, già a partire dal semplice quanto intuitivo menu dove troviamo tutto ciò che un amante di motori possa desiderare. Carriera, time attack, prove libere, la possibilità di affrontare una gara veloce o un intero weekend di gara, eventi drift e drag race. Una componente chiave è ovviamente l'online, nella quale è possibile affrontare intere sessioni di gara. È possibile guidare diverse vetture su licenza, ampliate grazie all'uscita di diversi DLC, ottimamente realizzate e soprattutto completamente diverse tra loro. Si passa da vetture di tutti i giorni a mostri da centinaia di cavalli come Hypercar, LMP1 e Formula 1. Una cosa che distingue Assetto Corsa dai suoi rivali sta nell'apertura completa ai modder. Tutto, dalla carriera alle piste e ovviamente alle auto, può essere creato e implementato dagli utenti, talvolta con risultati eccellenti. Ovviamente, essendo una simulazione, ciò che la fa da padrone è il gameplay. Fisica e feedback delle vetture sono perfetti, rendendo ogni auto completamente diversa. Il dettaglio è maniacale, costruito da appassionati per appassionati. Il su e giù degli ammortizzatori, rotolamento degli pneumatici, trasferimento di carico, sistema DRS e KERS sono tutti ben resi, rendendo Assetto Corsa il più preciso simulatore di guida sul mercato. È preferibile avere un buon volante per goderselo appieno, ma si lascia giocare degnamente anche con un joypad. Ovviamente è un gioco che non perdona le disattenzioni e punisce al primo errore, anche perché non esistono reverse di vario tipo, come nei giochi Codemasters. Tecnicamente Assetto Corsa si presenta come un gioco cross-gen, ottimi i modelli delle auto, anche se non raggiungono le vette di Forza Motorsport 6 e Drive Club, meno buone le piste con tutto il contorno, talvolta con elementi di bassa qualità. Ma nonostante ciò, proprio le piste regalano quel qualcosa in più grazie alla tecnologia laser scan che permette di realizzare ogni dettaglio del circuito a millimetro. Dove Assetto Corsa non ha nulla da invidiare è nella modellazione e l'utilizzo dei materiali per gli interni. Il dettaglio è davvero ottimo e sembra di trovarsi all'interno della supercar dei nostri sogni. Tutto ciò fa sì che Assetto Corsa abbia una propria identità, rendendoci parte di un evento credibile e soprattutto appagante. Un altro punto forte del gioco è il comparto sonoro, pressoché perfetto. Tutti i rombi sono accurati e differenziati da vettura a vettura, dove sentiremo, oltre al rombo, vari cicolì, scricchiolì e magari la ghiaia depositata nella vettura dopo un'uscita di pista. Purtroppo, nonostante i vari aggiornamenti, continuano ad esistere alcuni difetti, come la mancanza di un coinvolgimento nel single player, intelligenza artificiale non perfetta e problemi con l'online. Con il DLC Ready to Race, Assetto Corsa si amplia ulteriormente, facendo entrare di scena vetture di un certo prestigio come Audi R18 e McLaren P1 GTR. Assetto Corsa è sicuramente un ottimo simulatore di guida, migliorato costantemente grazie al lavoro di Kunos e un po' grazie al lavoro dei modder che riescono a mettere una pezza ad alcune mancanze del titolo.